Civis pacem, para pacem. Se vuoi la pace, prepara la pace. Il 24 febbraio la Russia invade l'Ucraina, riportando la guerra nel cuore dell'Europa. La risposta immediata che arriva da chi ci governa è inviare armi all'Ucraina. Noi pensiamo che inviare armi non serva a riportare la pace, ma solo ad aumentare la violenza e il numero delle vittime. Ancora una volta, chi governa pensa che la guerra sia l'unica soluzione. Ci dice che la guerra può essere giusta, necessaria e inevitabile. Non è vero. Non esistono guerre giuste. La guerra appare inevitabile solo a chi non ha fatto nulla per evitarla, con i negoziati e la diplomazia. Ci dice che la guerra può essere umanitaria. Non è vero. La guerra porta sempre morte e distruzione. È la negazione dell'umanità. Ci dice che le spese militari sono necessarie a mantenere la sicurezza. Non è vero. Negli ultimi 20 anni sono più che raddoppiate, ma non viviamo in un mondo più sicuro. Per poter sperare in un futuro migliore, quei soldi andrebbero investiti in ospedali, scuole, lavoro, pensioni. Ci dice che la guerra serve a costruire la pace. Non è vero. Solo la pratica dei diritti umani può costruire la pace. Non ci dice mai invece che i civili sono le prime vittime della guerra, di qualsiasi guerra. E i cittadini del mondo sanno benissimo che la guerra è il problema, non la soluzione, ma spesso non hanno voce. Per questo motivo vogliamo dar voce a chi non ce l'ha. Con un semplice pezzo di stoffa bianca, uno straccio di pace, appeso allo zaino, al balcone, legato al guinzaglio del cane, all'antenna della macchina, al passeggino del bambino, alla cartella di scuola. Un modo semplice e immediato per esprimere il nostro ripudio della guerra, del terrorismo e della violenza. Noi di Emergency da 28 anni curiamo le ferite delle guerre. Ed è proprio da questa esperienza diretta che nasce il nostro rifiuto assoluto per la guerra, per tutte le guerre. In questo momento così drammatico facciamo quindi appello a tutte le istituzioni internazionali, ai governi, affinché si impegnino seriamente per un cessate il fuoco e affinché la diplomazia torni ad essere lo strumento per costruire la pace vera per tutti.